una grossa fetta va imputata alle tre imprese. Sono l'impresa del signor Pendino, l'impresa del signor Savasta, l'impresa del signor Blandino, vi pare non vedo, che è un raggruppo nel servizio di pilotaggio, servizio di ormeggio, servizio di rimorchio. Il mio auspicio è questi dati così lusinghieri possiamo mantenerli anche nel 2002, ma sono certo che i nostri operatori, le nostre imprese, i nostri utenti, grazie ai risultati ottenuti, ci premieranno continuando a lavorare nel porto di Pozzallo. Ci sono qua due installazioni importanti, Sigonella che è in funzione e Comiso. C'è il problema della trasformazione di Comiso in un aeroporto civile probabilmente di secondo livello. Siamo venuti qua anche per renderci conto de visu della situazione. Noi del terremoto siamo abituati a vedere le distruzioni dei palazzi, dei monumenti, perché Ivla allora era una splendida città. Però a me piace soffermarmi un attimo sulle tragedie umane che successero in quell'occasione, perché bisogna pensare che su circa 9.000 abitanti ne morirono circa 5.000. E per i sopravvissuti la tragedia non finì col terremoto, perché dai pochi documenti che rimangono sappiamo che l'inverno, perché gennaio era in pieno inverno, chiaramente ci fu uno tra gli inverni più rigidi che la storia ricordi, o forse sembrò così ai sopravvissuti proprio perché al dolore per i morti si aggiungeva questa mancanza di possibilità di ripararsi dal freddo, perché praticamente quasi tutti gli edifici o crollarono o quantomeno rimasero in condizioni tali da non essere abitabili. E sappiamo per certo che furono addirittura bruciati dai nostri antenati perfino le carte, infatti non abbiamo documenti. Io mi occupo di musica e so che non è rimasto praticamente nessun documento, e sappiamo che era fiorentissima l'abbondanza di materiale. Allora furono bruciati i mobili rimasti, fu tutto ciò che poteva servire ad alleviare le sofferenze fu utilizzato per quello. E sicuramente la formazione cosana avrà la possibilità di giocarla con tutti gli effettivi. Intanto Andrea Tumino va a realizzare il primo canestro personale, porta a 6 la sua squadra, 7 a 6 il punteggio. Grillo in possesso di palla, non sa chi servire, lo fa adesso sul numero 6 Playa, ha il problema di girarsi ma Tumino gli soffia la spera. Ora è Florio, contropiede perfetto, e Florio va a realizzare il quarto punto per Giancarlo Florio. 8 a 7 il punteggio, batti e ribatti tra le due formazioni. Fino a questo momento la gara è quella breta, Bar Mugaletta recupera il pallone, ora c'è Giancarlo Florio che va a subire il fallo di Giorgio Vitale, ma l'ha potuto utilizzare per via di un risentimento muscolare, dovrà stare fermo ancora fuori per un paio di settimane. In avanti ancora la formazione ragusana con Francesco Leri, serve in questo momento a Florio, prova la tripla Florio e va, e per Florio il settimo punto personale dotato di un ottimo tiro Giancarlo Florio. E ancora la Rosminieri va alla conclusione con Tartamella, non entra il pallone. L'azione per l'Augusta, Drago dalla Timoneri, prova il tiro pesante, non va, mezza salma, recupera il pallone, lo dà alla Sasso troppo in profondità e quindi il gioco si ferma per questa rimessa per la formazione augustana. Timoneri, Squillace ancora non sa come tirare, Filograsso in profondità, il pallone va fuori e la rimessa è per la formazione ragusana. E Valeria Carnemolla ad impostare per Alessandra Antoci. Da questi ancora la Carnemolla, ora Cristina Sasso. Carnemolla prova l'entrata da Giusi Mezzasalma, 6 secondi per andare alla conclusione, c'è l'errore. Ottaviano recupera il pallone ma non riesce a trattenerlo in campo e quindi gioco che si ferma. È già ripreso comunque per questa rimessa dell'Augusta e Drago ad impostare.
sempre 37 a 27 il punteggio, scorrono i minuti e per la cestistica va bene così. Timoneri va alla conclusione, sbaglia, Squillace al rimbalzo, Ottaviano si scaraventa sulla giocatrice numero 12, commette fallo e quindi c'è questa decisione del direttore di gara che porta la Squillace in lunetta, va a realizzare il... Ottaviano ha dato il pallone alla Carnemolla, ora Antoci dall'altra parte per la Sasso, mezza salma da alla Ottaviano, sbaglia ma riprende il pallone l'Ottaviano, c'è l'errore e poi Carnemolla, pallone recuperato da Valeria Carnemolla in palleggio, affrontata dalla Filograsso, da questi ad Alessandro Antoci, Cabibbo per Federica Di Giacomo, si fa male Carnemolla, distorsione alla caviglia anche per lei, sicuramente si è fatta veramente male per il proseguo del campionato, questo è una brutta tegola per la cestistica Ragusa. Non ci voleva 1.20 dal termine, una partita che non aveva alcun significato oltre alla Ippolito, distorsione alla caviglia rimediata giovedì scorso. Vedremo se le condizioni di Valeria Carnemolla, penso che sia anche per lei alla caviglia, anzi no, è al ginocchio. Esce dal terreno di gioco Valeria Carnemolla, viene portata fuori